La regina ha atteso quasi 4 mesi per festeggiare la prima vittoria al Granillo del 2007. Ma questo successo, ottenuto a spese di un Messina allo sbando e quasi rassegnato alla Serie B, vale moltissimo. Perché per la prima volta dall'inizio del campionato gli Amaranto hanno 4 squadre alle spalle e Mazzarri può cominciare a intravedere più vicino un traguardo che con 11 punti di penalizzazione sa di autentico miracolo. Si diceva del Messina, davvero conciato male e sfiduciato, che impiega appena una 12 di minuti per trovarsi sotto di un gol. Sul banco degli imputati una difesa che è un eufemismo definire sbadata. Basta guardare cosa combina in occasione del gol di Bianchi, il 17° della sua grande stagione. Come si faccia a lasciare solo nel cuore dell'area uno dei migliori cannonieri del nostro calcio è un mistero gaudioso. I siciliani sembrano raddrizzare la giornata quando Rizzoli concede il calcio di rigore per un contatto tra Lanzaro e Riganò che il bomber messinese pare amplificare furbescamente. E lo stesso Riganò, dagli 11 metri, firma il momentaneo pareggio. Ma è solo un'illusione, perché non appena la regina preme sull'acceleratore, crea subito guai seri nella retroguardia siciliana, che capitola nuovamente al 9° della ripresa su un'azione aggirante, trasformata in gol da Amoruso sul primo palo. Il nuovo pareggio di Riganò mette paura a Mazzarri soltanto per un paio di secondi, il tempo che Rizzoli impiega per annullarlo su segnalazione di Stagnoli per chiaro fuorigioco. La regina fa male in contropiede, un cross di Amerini innesca Mesto in versione attaccante, ma la sua girata al volo è facile preda di Paoletti. Il Messina non ha la forza di reagire e si squaglia. Amoruso raccoglie un lungo traversone e viene messo giù in piena area da Morello. Rizzoli non ha dubbi e concede la massima punizione, accompagnandola con l'espulsione del difensore messinese che interrompe una chiara occasione da gol. Sul dischetto va lo stesso Amoruso che firma la sua doppietta di giornata, regalando a Mazzarri un finale di partita rilassante, cosa che non accade molto spesso al tecnico toscano. Al Messina saltano i nervi invece, Gian Lombardo finisce a terra in un contrasto regolare con Amerini a centrocampo, i due sbracciano un po', Rizzoli fa finta di niente ed estrae il cartellino rosso per espellere D'Aversa che protestava.